stata trasferta per New York, caratterizzata insomma da un kit che ci accompagnerà, insomma, con cui gareggeremo e con cui faremo gli allenamenti. E quindi ringrazio, vabbè, Nicola Guida in rappresentanza, insomma, del proprietario di Farmaguida, il fratello Enrico che non c'è, Sport Players, beh, Leonardo Schiavoncini, che insomma ci ha aiutato, insomma, ci ha consentito di fare, insomma, questo bellissimo kit. Grazie. Faccio in bocca al Grazie. lupo agli atleti che partecipano alla Maratona di New York, è sempre un evento bellissimo. Io ho partecipato alle ultime quattro edizioni, purtroppo quest'anno non sarò del gruppo, per un infortunio che mi ha impedito di allenarmi nell'ultimo mese. Però non nascondo un po' di invidia nei confronti del gruppo che è in partenza per andare a correre questa maratona. È un evento bellissimo che consiglio a tutti, almeno una volta nella vita, perché veramente è un evento di portata mondiale che vale la pena vivere. Quindi in bocca al lupo e complimenti a Due Ponti anche per l'organizzazione pure quest'anno di questo evento. Nome? Valeria, Camilla, Andrea, Paolo, Gamal, Luigia, detta Gigia, Sergio, professione? insegnante di educazione fisica e allenatore del ciclo sportivo Due Ponti Runners. Quanti giorni ti sei allenata? 6 su 7, pochissimi, però la faccio perché New York è New York. 5 giorni a settimana. 6 giorni a settimana. 5 giorni alla settimana e una gara, quindi 6 giorni praticamente. Tanti, troppi. Come si sono allenati? Io direi bene, sufficientemente preparati per correre una maratona. Ognuno di loro ha dato il massimo, forse proprio più di questo ognuno di loro non poteva fare. Ti senti pronta? Sì, per concluderla, non per fare il miglior tempo, però sicuramente sarà un'ottima esperienza. Sì. Abbastanza. Sì. Ni, per fare una maratona bene, ni. Lo scopriremo al 30º chilometro. Che tempo pensi di realizzare? 3:40. 3 ore e 10. Torno alle 4 ore. 3:30, 3:40. Sotto i 3:15. 3:27. Perché New York? Perché è la maratona del cuore. Perché è la più importante. New York è sempre di grandissimo fascino e poi perché male che vada mi consolo con lo shopping. Perché dopo c'è Firenze e quindi se va male New York mi riprendo in 3 settimane. Perché la maratona? Perché la maratona di New York? Perché è la madre di tutte le maratone.